Soggiornano in hotel e lasciano il cane in auto, interviene la polizia. Ieri a mezzanotte gli agenti, impegnati in un consueto servizio del territorio, sono intervenuti in Viale delle Magnolie a Pallanza perché era stata segnalata la presenza di un cane di piccola taglia nel bagagliaio di un'auto. I poliziotti hanno cercato di individuare il proprietario del veicolo, certamente uno straniero, vista la targa tedesca del mezzo, negli alberghi della zona. La ricerca però si è rivelata vana ed è quindi stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il cucciolo, un meticcio. Il cagnolino è poi stato affidato in custodia al canile comunale, mentre la polizia ha lasciato un biglietto nell'auto che sollecitava il titolare del mezzo a prendere contatti con la questura. Questa mattina il cagnolino è stato riconsegnato al legittimo proprietario, un cittadino tedesco che di passaggio in città ha spiegato di averlo lasciato in auto per evitare che potesse disturbare gli altri ospiti dell'hotel. Accertato che il cane era in buona salute, che l'uomo dimostrava che il bagagliaio dell'auto era attrezzato con una piccola cuccia, acqua, cibo e persino alcuni giochi, i poliziotti hanno deciso di non procedere nei suoi confronti. Venerdì invece la Volante ha denunciato un trentenne verbanese per evasione. L'uomo doveva trovarsi ai domiciliari, ma quando per un controllo i poliziotti hanno suonato il campanello, non ha risposto nessuno. Poco dopo il trentenne è arrivato a bordo di un'auto parcheggiata proprio dietro la Volante.